Salve ragazzi, come state? Io sono Briller e oggi sono con Sonia. Yay! Ormai lo conoscete, la conoscete, dovrei dire. Allora ragazzi, devo ammettere già che non sono bravo per niente con la conoscenza del cibo, perlomeno il cibo italiano. Quindi lei è vero, lo ammetteremo volentieri. Però lei, tu cosa hai fatto? Fammi capire. Allora, io ho preparato 11 domande riguardanti il cibo in Italia, quindi cucina, geografia, il cibo italiano. Vediamo quanto gli americani conoscono il cibo italiano, quindi che non sia solamente pasta alla carbonara e pizza margherita. Pizza, pasta, mandolino. Esatto. Vediamo un po', esperimento sociale. Farò 11 domande a Brian, vediamo quante ne indovini. Mi dispiace in anticipo perché faccio schifo con il cibo, come ho detto, ma ci proverò. Dovrei riuscirci un po'. Non lo dire prima di riuscirci. Iniziamo? Iniziamo. Iniziamo, vai. Allora, domanda numero 1. Dimmi. Farfalle, conchiglie, ruote, pollici. Quali di questi non è un tipo di pasta? Wait, farfalle, check lo è. Conigli, check conchiglie. Lo è. Conchiglie, check lo è. Ruote o pollici? Pollici, non è. Vi prego, non è un tipo di pasta. Ruoti sembra, sì, ha senso, tipo, questa forma. Non dirmi che pollici è un tipo di pasta. No, c'hai ragione. Yeah! Prima domanda. Ding! One for one, boy. Bene. Domanda numero 2. Le orecchiette con le cime di rapa. Oh god. Sono tipiche di quale regione italiana? Le orecchiette con cime di tappa. What is cime di tappa? Che è un piatto spagnolo. Cime di tappa. Cime di rapa. Cime di rapa. Di che regione? Stiamo parlando di 20 regioni d'Italia? Sì, una regione, sono tipiche di una regione le orecchiette con le cime di rapa. Liguria. Ah no, al sud. Sto completamente indovinando. Basilicata? Puglia. Ah, non ho capito niente. Ma sono buonissime, quando torniamo in Italia te le faccio mangiare. Torneremo in Italia. Next. Ok, next. Domanda numero 3 è... Allora... Dimmi almeno 3 ingredienti che si possono trovare sulla pizza capricciosa. Oh, i condimenti sulla pizza capricciosa. Basilico, pomodoro and cipolla. Ma dai, ma vai, cioè se conosci la pizza capricciosa non vai col pomodoro. Non so pizza capricciosa. Pomodoro, basilico, vinaigretto. Vinaigretto? Vinegar? Non lo so. L'aceto? Aceto. Pane? No. C'è pane? Non c'è pane, c'è la pizza. Dammi la risposta. Boh, allora, è vero che il pomodoro ci sta, la mozzarella ci sta, ok. Però c'è, tipici della pizza capricciosa sono i funghi, le olive nere, i carciofini. A volte... Cos'è carciofini? Artichoke. Oh. Artichoke. La pizza capricciosa è tipo una pizza 4 stagioni, simile. Mi stai dicendo che la maggior parte degli italiani lo sapevano questa cosa? Sì, chiedi a loro. Prossimo! Prossima domanda è la domanda numero 4. Questa ragazza è cattiva, ragazzi. Questa ragazza è cattiva. Ma dai, era facile! La domanda numero 4 è: qual è il liquore tipico dei babà napoletani? Limoncello. Oh, sì, grazie. Rum. Vino bianco o whisky? Allora, sono andato una volta a Salerno, come si chiama? Salerno. E lì vedevo un sacco di limoncello, visto che sono vicini. Vado con limoncello. No! Cos'è? Il rum. Rum? Il babà. Stanza? Rum. Pun, gioco di parole. Avrei detto limoncello e rum. Ma l'hai mai mangiato un babà? Oh, cos'è un... Ho capito, Babbo Natale. Cosa si beve a Babbo Natale? E stavo pensando, vabbè, limoncello non mi sembra per l'inverno. Ma comunque vado con limoncello. L'hai mai mangiato il babà? Sì, è tipo un dolce con liquor dentro. Rum. Troppo tardi. Ma dai. Ci ho provato. Prossimo, please. Okay. La prossima domanda è: elenca 5 ricette di pasta. Oddio. Tipiche in Italia. Cioè, carbonara. Carbonara. Pesto. Pesto. Amatriciana. Oh mio Dio.
cacio e pepe. Cacio e pepe, come si dice? Cacio e pepe. Cacio e pepe. È stata a Roma, si vede. Pasta alla bianca. Che è alla bianca? Pasta in bianca. In bianco. In bianco. Ammazza, però è la pasta in bianco. E posso pensarci un ultimo. Oh, pasta alle vongole. Ok. Sono ancora perfetto in questo gioco. Oh, però questa qua te la do. Buona. Angel baby. Ok, bene. Domanda numero 6. Se hai voglia di cassata siciliana, hai voglia di dolce o di salato? Cassata siciliana. C'hai voglia di dolce o di salato? Mi sembra tipo una bella casa cassata. Benvenuti nella mia casa. Però sarebbe la cassata. Mia cassata. Cassata sarà salato. Bubu. Bug, avevo 50% chance. È un dolce di che tipo di dolce? Che è il dolce? Ti faccio vedere una foto. Ah, ok. L'hai mai mangiato? Questa è casata? No, certo no. Beh, abbiamo tante cose da fare quando torniamo in Italia. Comunque, questa potresti saperla. Allora, coniglino, vitellino, pecorino, bisontino. Quale di questi è un formaggio? Oh mio Dio. Prima ho capito un coniglio. Te li ripeto? Vi prego, non rendere un coniglio in un formaggio. Coniglino, vitellino, pecorino, bisontino. Quale non è un formaggio? Qual è un formaggio? Ah, il terzo, che sarebbe pecorino, buono. Però tu avresti dovuto sapere che lo conosco, perché i tuoi amici, ciao, Eleonora e Giorgio, ci hanno portato un po' di pecorino. Grazie. Vabbè, cioè, gliene dovevo far indovinare qualcuna, no, poverina? Prossima domanda. Allora, dimmi. Yes. Questa è facile, ce la puoi fare. Dimmi due ingredienti chiave del tiramisù. Ok, oh my god, that's actually abbastanza difficile. Due, avrei potuto dire quattro. Oh my god. Ho anche cucinato tiramisù a Firenze una volta. Formaggio non c'è in tiramisù. Dipende. Caffè. Oh, espresso. Ok. And i cioccolati piccoli punti sopra. Che i piccoli punti cioccolati? Huh? Che va sopra il cioccolato. C'è un layer di cioccolato sopra. Di cioccolato? Tipo pezzetti di cioccolato? No, di... non pezzetti, like, how do you say, like, powder? Cacao. Cacao. Ok, va bene, ci sta. Sono triste perché mi sono dimenticato l'ingrediente principale, cioè la parte bianca. Vabbè, io avrei detto forse mascarpone e caffè. Mascarpone! Però vabbè, anche il cacao ci sta. Mi date il punto? Sì! Grazie. Ok, prossima domanda. Di solito, qual è il ripieno dei cannoli siciliani? Gelato. Sono pieni di gelato. Gelato alla vaniglia. Ma che cannoli hai mangiato? Oh, crema. No. Panna. No, sembra panna, ma non è panna. Ma che ne so, ragazzi. Ma dai. Avrei detto gelato, vanilla ice cream. Avrei detto panna. Se non è quello, cos'è? Ricotta. Oh. La ricotta. Ricotta e c'è anche... La ciliegina. Ciliegina. O i pistacchi, cioè ricotta e zucchero. Un swirl di cioccolato. Vabbè, gli facciamo mangiare anche i cannoli comunque. Cazzo. Penultima domanda. Penultima, dai. Quali sono i due dolci più famosi per le festività natalizie? Oh, panettone Pandoro. Bam! What's up? Saluto a Roberto. Grazie per l'informazione. Mio papà. Lui è della squadra Panettoni, io sono della squadra Pandori. Però Roberto mi ha insegnato tutto ciò che c'è da sapere su Panettone e Pandoro. Grazie. Ok, ultima domanda. Di quale regione sono tipici i tortellini in brodo? Sai cosa sono i tortellini in brodo? I tortellini! Tortellino. Guarda, oh! Ora sì. Stavo pensando a un tipo di torta. Cioè, ora mi ricordo che è un tipo la torta in brodo. Sai cosa voglio indovinare? La Toscana. No. Ok, non Toscana ma nord-ovest di Toscana, Lombardia. No. Piemonte, Umbria, le Marche, Molise. Ah, oh, cazzo, non mi ricordo più le regioni. Sono quasi due. Hint? Inizia con... La E. Empoli. Ma è una città. E cos'è la seconda lettera? M.
Empoli. Empoli? Third letter. I. I. M. Emilia Romagna. Ecco. Emilia Romagna. Beh, queste erano le domande che ho preparato per oggi. Poi lo rifaremo con cibo americano. Ma che mi fai tre domande? Che tipo di formaggio si mette sul cheeseburger? Cheddar. Bravo, ha vinto. Anzi, noi lo chiamiamo American cheese. Però è cheddar. Vabbè. No, tu devi concludere il video. È vero, questo video è stato un, come diciamo in inglese, wake up call. Adesso sono consapevole che devo studiare la geografia, la cucina italiana e soprattutto devo andare in Italia per assaggiare il sapore dell'Italia. Mia nonna sarà delusa che non abbia mangiato i tortellini. Scusatemi le nonne di Sonia, ci ho provato, mi dispiace tanto. Vabbè, dai, alla fine non è andato malissimo. Malissimino? Sto un pochino. Allora, è stato un bel piacere fare questo video, grazie per le domande, piccola sossina. Prego. E ci vediamo quando? La prossima, quando ti faccio un altro quiz. Alla prossima, ragazzi. Peace!